Ragazzi, eccoci qui con il video in cui andremo ad analizzare i primi 18 minuti del gameplay di Ghost of Tsushima. Come dite, questo video non lo vedrà nessuno? Perché il ritardo di 3 settimane? Effettivamente questo potrebbe essere un problema. Vabbè, per tutti coloro che fossero interessati, vi consiglio di mettervi comodi perché il video sarà abbastanza lungo. Allora, il trailer si apre con il nostro protagonista che volge lo sguardo verso un paesaggio costellato di pennacchi di fumo. Questi potrebbero stare ad indicare o dei luoghi di interesse, come ad esempio degli accampamenti nemici, come ad esempio la fattoria che vediamo un pochino più là occupata dai mongoli, oppure semplicemente i luoghi in cui i nemici stanno causando dei danni ai posti locali. Inoltre, sin da queste prime immagini possiamo farci anche un'idea di quella che sarà la grafica, che è molto buona e molto bella, però rispetto alla grafica che abbiamo visto anche per questa generazione, in alcuni titoli soprattutto, non è che ci faccia rimanere così. È una buona grafica però. Di seguito ci viene mostrata la mappa del gioco, come aveva poc'anzi sottolineato il narratore, sarà un open world anche abbastanza grande considerate le dimensioni della mappa. A questo punto io vorrei fare un plauso a Sucker Punch per quanto riguarda gli indicatori, cioè quando noi generalmente mettiamo un punto, il punto che vogliamo raggiungere in un videogioco, ci compare una linea che ci segna il percorso. Qui invece hanno utilizzato degli elementi naturali, come può essere in questo caso il vento, che ci indicano la strada, e secondo me questo qui è un elemento molto interessante perché aumenta l'immedesimazione del giocatore, perché quando tu metti un punto e semplicemente una linea illuminata come può essere l'ultimo Assassin's Creed, un pochino senti di essere in un videogioco, mentre con il vento, essendo comunque un elemento naturale, ti aumenta l'immedesimazione del videogiocatore. Inoltre, molto probabilmente ci saranno altri tipi di indicatori che ci segnano nel percorso, perché quando noi lo selezioniamo di poter vedere questo tipo di vento, ci appare un piccolo riquadro in basso e sotto c'è il simbolo del più, quindi probabilmente ci saranno altri tipi di indicatori. A questo punto mi viene spontaneo chiedermi che tipi di indicatori e soprattutto quanti saranno. Potremmo sceglierli, quindi c'è una personalizzazione degli indicatori da questo punto di vista. Non lo so, comunque sono prospettive molto interessanti secondo me. Proseguiamo adesso con l'esplorazione che ci verrà facilitata attraverso l'ausilio del cavallo. A proposito del cavallo, c'è da dire che noi richiameremo il cavallo sempre attraverso il riquadro di cui parlavamo sopra. Inoltre, sempre a proposito dell'esplorazione in groppa al cavallo, c'è da dire che il posizionamento della camera è molto singolare, perché se noi facciamo un confronto rispetto ad altri giochi, in genere si mette dietro e con uno zoom abbastanza grande, qui invece è a volte di lato, a volte sempre dietro, però comunque con uno zoom molto ridotto. Ovviamente bisognerà aspettare di avere il gioco alla mano per vedere se questa sarà una scelta azzeccata o semplicemente è stata una scelta infelice. Sempre per quanto riguarda l'esplorazione a cavallo, ci è stato mostrato che mentre saremo in groppa al nostro destiero, sarà possibile raccogliere alcuni oggetti, un po' come accadeva nell'ultimo Assassin's Creed. Gli oggetti che ci sono stati in questo trailer sono stati il bambù e alcuni pezzi di legno. Questo probabilmente fa sottintendere che ci sarà una buona parte di crafting, probabilmente potremo craftare soprattutto oggetti consumabili, come ad esempio coltelli da lancio. Sempre durante la cavalcata ci è stata mostrata la presenza sia di animali feroci sia di animali pacifici. Questo mi fa pensare che molto probabilmente noi potremmo cacciare gli animali e che tramite il loro drop potremmo effettuare ancora altri elementi di crafting. Magari potremmo cambiare la customizzazione del nostro personaggio, ad esempio. Sempre parlando di esplorazione, questa volta anche a piedi, il team di sviluppo ha affermato che i giocatori dovrebbero stare molto attenti all'ambiente che li circonda, perché qualora dovessero vedere delle piccole fumate bianche oppure degli animali che cercano di indicare la strada, nel trailer sono stati mostrati una piccola volpe e un uccellino, questo potrebbe stare ad indicare che siamo vicini a un luogo nascosto, come potrebbero essere dei luoghi in cui potremmo ottenere degli elementi per il crafting. Ci viene mostrato ad esempio la possibilità di un luogo in cui il nostro protagonista raccoglie delle vettovaglie e dei pezzi di tela, oppure dei santuari come il santuario Inari, in cui una volta avendone sbloccati abbastanza potremmo ottenere qualche tipo di potenziamento, non ci viene mostrato cosa, e inoltre potremmo giungere anche a luoghi nascosti, altrimenti non inaccessibili ma comunque difficili da trovare. Di seguito ci viene mostrato un buon momento di verticalità, anche se in realtà in questo trailer viene fatto vedere fine a se stesso, non sappiamo in realtà che impatto potrà avere sul gameplay. Inoltre poi ci viene mostrato il nostro protagonista che raccoglie un Sandogasa, credo si pronunci così e credo sia quello, da una statua. Poi se c'è qualcuno comunque più esperto di me me lo faccio sapere qui sotto nei commenti. E questo ovviamente ci fa capire che il nostro protagonista potrà trovare molti oggetti in questo modo, perché in genere quello che fanno vedere nei trailer è semplicemente un exemplum di tutto quello che si potrà fare nel gioco. Inoltre poi ci viene mostrata una carrellata di luoghi da scoprire e di interazioni che potremo fare, però non ci viene spiegato quale sarà la funzione. Secondo me, da un certo punto di vista, è anche meglio così, perché quando tu fai un gioco, dire tutto ai videogiocatori, secondo me, rovina anche un pochino quella che è l'esperienza di gioco. Prima di passare ad altro, vorrei fare due osservazioni a mio parere doverose. Innanzitutto, quanto saranno variegate le interazioni di cui abbiamo parlato sopra? Cioè, non è che ce le sparano tutte nella prima parte di gioco e poi dovremmo semplicemente rifarle, perché a quel punto sarebbe abbastanza ripetitivo e noioso.
E poi, secondariamente, quando saremo a cavallo, ci saranno delle attività da svolgere, magari un certo numero di incontri con i nemici, dei luoghi da scoprire particolari da quelli che ci sono stati mostrati, perché gli open world si organizzano in questo modo: tu devi andare dal punto A al punto B. E sarebbe bello se nel mezzo succedesse qualcosa, magari si sbloccano, se c'è qualche missione secondaria che si attiva, insomma, sarebbe molto interessante. Perché? Prendiamo ad esempio gli Infamous, no? Pure gli Infamous erano open world, ci si doveva spostare da un punto A al punto B, però grazie all'alto livello di sostituibilità e ai poteri del nostro protagonista non si sentiva la noia dello spostarsi, anzi era anche molto divertente, soprattutto in Infamous 2, in cui c'erano tutti quelli che ti credevano contro, tu potevi attaccarli, ti cadeva la notorietà, però comunque era interessante. Passiamo adesso alla customizzazione del nostro personaggio, che come ci è stato fatto vedere nel trailer sarà molto profonda, per il semplice fatto che non sarà semplicemente qualcosa di estetico, bensì avrà degli effetti su quelle che sono in un certo senso le statistiche del nostro protagonista, perché ci è stato spiegato che, come si può notare nel trailer, sia il samurai che il ghost hanno due tipi di vestiario diverso che va a incrementare quelle che sono le loro abilità, va a accentuare la strada che abbiamo scelto. Sempre a proposito del potenziamento della caratteristica che abbiamo scelto, ci sono da sottolineare gli omamori, che come i vestiti tendono ad avere degli effetti che vanno a potenziare la strada che abbiamo scelto. A questo punto, dopo che abbiamo accennato le due vie del nostro protagonista, direi di parlare del combat system, che come ho detto prima si divide in samurai e in ghost. Partiamo per ordine, come ci è stato mostrato, quindi partiamo dal samurai. Per chi avesse visto film di samurai, prendete questa prima parte del combat system come un tributo a quel genere. Infatti, la voce narrante dice nel trailer, lo so segnato, due guerrieri che si studiano a vicenda in attesa che l'altro faccia la prima mossa. Infatti, sarà possibile sfidare i nemici uno a uno. A questo punto nel trailer però succede qualcosa di veramente interessante, in quanto durante il combattimento uno contro uno ci viene mostrato che il nostro protagonista one-shotta il nemico. Molto probabilmente sarà un sistema di tempo, quindi azzeccando il tempo noi potremo uccidere il nostro nemico. Però questa cosa non ci viene mostrata soltanto in singolo, ci viene mostrata anche con più nemici. Infatti vediamo il nostro protagonista che fa una kill streak praticamente di nemici, sempre probabilmente azzeccando questo tempismo. Scendiamo adesso un pochino più nel profondo di quelle che sono le caratteristiche del combat system del samurai. Ci è stata mostrata la possibilità di uscire nemici con l'arco, ci è stata mostrata la possibilità di avere delle stance, un pochino come succede in Nioh, infatti cioè il nostro protagonista che alza e abbassa la spada, non sappiamo se saranno 4 come in Nioh oppure se saranno semplicemente 2 o 3. Inoltre ci viene mostrata la possibilità da una parte di eseguire dei contrattacchi, mentre dall'altra di deviare le frecce con la spada. A questo proposito, una cosa che mi è piaciuta veramente tanto, mi ha fatto veramente impazzire, è il rispetto che il nostro protagonista prova nei confronti del nemico. Infatti, se noi vediamo, dopo averli uccisi tutti, dopo averli sconfitti, lui si inchina davanti all'ultimo nemico, in simbolo di rispetto. Questo ovviamente è una cosa che fa parte della cultura samurai, che non ritroveremo adesso che andremo ad analizzare il combat system del protagonista in versione Ghost. Nella controparte stealth di Jin, il combat system sarà, come abbiamo sopraccennato, totalmente diverso. Infatti, si baserà soprattutto sull'utilizzo di gadget. Ma a questo punto vorrei riprendere un attimo le parole della voce narrante che afferma: nei panni dello spettro, Jin farà affidamento su qualunque trucchetto per combattere alla pari con il nemico, perfino usando la paura come arma. In questa parte di trailer ci vengono mostrati alcuni dei gadget che Jin utilizzerà per distrarre i nemici. Ci vengono utilizzati degli oggetti che fanno un rumore particolare per distrarli e ucciderli di nascosto, degli oggetti che servono per coprire il suono dei suoi passi sulle tegole e che quindi poi nel trailer gli hanno permesso di uccidere i nemici anche a catena. Inoltre ci viene mostrata anche una bomba fumogena per disorientare il nemico e ucciderlo più facilmente. A questo punto vorrei passare a una delle meccaniche più interessanti del combat system del Ghost. Infatti ci viene mostrato che dopo aver ucciso un certo numero di nemici, questi saranno preda della paura e inizieranno a scappare oppure cadranno al suolo, facendoli diventare facili prede. Ci viene mostrato infatti il nostro protagonista che prende e uccide un nemico a terra al suolo, incapace di difendersi, senza onore. Quindi ecco perché la via del Ghost è considerata disonorevole, perché abbiamo visto che mentre prima affrontava i nemici di faccia e dopo si inchinava in segno di rispetto nei confronti di un avversario che era morto, adesso lo vediamo uccidere qualcuno inerme che non ha più la possibilità di difendersi senza rispetto. Di seguito ci viene mostrata la possibilità di utilizzare il rampino per spostarci in luoghi più alti, altrimenti inaccessibili. Sempre nell'accampamento dove si sta svolgendo l'azione, inoltre ci viene mostrato, dopo che ha ucciso tutti i nemici e aver distrutto tutte le scorte che si trovano nell'accampamento, la possibilità appunto di riconquistarlo, di liberarlo dai mongoli. Questo ci porterà a due vantaggi essenziali. Da una parte potremmo ottenere alcune risorse particolari che non avremmo ottenuto in altra maniera e otterremo anche la diminuzione nel territorio dei mongoli. Questo farà sì che
Il controllo da parte nostra e quindi degli abitanti locali di Tsushima e soprattutto la sua liberazione sarà sempre più vicina. Prima di concludere l'analisi sul Combat System, ci terrei a fare due piccole riflessioni, cioè una è una riflessione in realtà e l'altra un dubbio. Da una parte io vorrei elogiare Sucker Punch per la differenza che ha dato ai due tipi di Combat System, perché se è vero che anche nei suoi altri giochi, tipo Pigliamo gli Infamous, c'era una differenza non di Combat System ma di mosse, erano più o meno le stesse, in realtà cambiato semplicemente il colore, mentre qui c'è stata proprio una netta differenza tra il combat system del Ghost e il combat system del Samurai, che potremmo appunto riassumere in onorevole e disonorevole. Per quanto riguarda invece il mio dubbio è inerente alla barra gialla che abbiamo visto nel corso delle scene di combattimento, perché se è vero che come ci è stato mostrato nella parte del Samurai questa si ricarica appunto tramite questa uccisione a tempo, non ci è stato spiegato come questa barra si consuma, perché se è vero che, come abbiamo visto, a un certo punto inizia a consumarsi per poi ricaricarsi appunto con l'uccisione rapida, con l'uccisione a tempo, non ci sono spiegato a cosa serve in realtà questo tipo di barra. Quindi, se ce lo spiegasse sarebbe un pochino meglio. Andiamo adesso ad analizzare la photo mod, a cui io in realtà non avrei dedicato tutto questo grande spazio per due motivi. Innanzitutto, è una modalità che adesso il 90% dei giochi che escono, se non tutti in realtà, hanno. In secundis siamo più o meno a un mese dall'uscita del gioco e sinceramente io penso che se qualcuno è in dubbio sull'acquisto del titolo non lo conquisti con una photo mod. Nonostante questa photo mod sia bella, adesso andremo ad analizzarla. Allora, si potrà stoppare ovviamente il tempo e fare questa foto. Si potranno aggiungere da una parte effetti particellari, si potrà muovere la criniera del proprio cavallo e anche alcune caratteristiche del nostro personaggio e inoltre si potrà andare a mettere una colonna sonora. Quasi come faccio sembrare questa scena presa da un film, quindi è molto figa, però in realtà magari l'avrei fatto vedere un pochino più avanti, giusto così per dare un'informazione ancora sul gioco, magari verso la data di uscita, così. Però non adesso. Andiamo adesso ad analizzare le ultime due modalità che ci sono state presentate nel trailer. Da una parte avremo la localizzazione in giapponese che ci permetterà di giocare il gioco in giapponese con sottotitoli in italiano. Probabilmente sarà la modalità che utilizzerò perché a me come suono piace veramente tanto. Dall'altra abbiamo la Samurai Cinema. Tramite questa modalità potremmo giocare a livello, proprio come a livello cinematografico, in bianco e nero ovviamente, tutto il gioco, oppure una parte, a seconda dei nostri gusti. Questo ovviamente perché il team di sviluppo ha affermato nel video di essere un grande amante dei film di samurai e quindi di volerci dare la possibilità di vivere il nostro film di samurai preferito. Secondo me questa sarà appunto una chicchetta per tutti gli amanti del genere. Prima di concludere vorrei fare una piccola riflessione che mi permetterà di dissentire, perlomeno in parte, alla criticità che è stata mossa a questo gioco, cioè è un Assassin's Creed mancato. Ora, se è vero che un'intera parte del combat system è dedicata allo stealth, se è vero che ci sono gli accampamenti, se è vero che ci si può arrampicare, bisogna tenere presenti due cose. Innanzitutto, già nel loro passato, gli Infamous avevano degli accampamenti che si dovevano liberare, una specie di accampamenti, non dei luoghi in cui dovevi distruggere un determinato oggetto e c'erano dei nemici da sconfiggere prima. In secundis, per quanto riguarda l'arrampicata, noi non sappiamo che tipo di funzionabile. Poi, ovviamente, se ti prendi e ti butti nel lago, allora sì, è un parallelo evidente, però non sappiamo in realtà che tipo di funzione avrà. E poi, come ultima obiezione, vorrei dire che quando uno fa un gioco stealth, è evidente che si dovrà confrontare per forza di cose con il passato degli assassini, perché gli ultimi Assassin's Creed, stealth proprio no, non potevi uccidere nessuno in stealth perché bastava che avessero uno o due livelli sopra di te e non li potevi uccidere, quindi stealth no, proprio per niente. Bene ragazzi, con questo video si conclude qui, fatemi sapere qui sotto nei commenti che tipo di strada siete intenzionati a scegliere, sempre se siete arrivati fino a questo punto, e noi ci vediamo alla prossima.